Quanto è forte Alexis Sanchez, che giocatore Alexis Sanchez, magari avere 3-4 giocatori del profilo, del calibro, dell'esperienza e della classe di Alexis Sanchez. La differenza tra Alexis Sanchez e il resto della squadra è uguale a un laureato alla Bocconi, a un laureato che proviene da Cambridge e si affaccia al mondo del lavoro e un laureato. All'università di Campobasso, con tutto il rispetto dei laureati Molisani, ok? E niente ragazzi, un giocatore clamoroso, totale, fenomenale. Ma non lo scopriamo noi. Ha giocato nell'Arsenal, ha giocato nel Manchester United, e come un altro campione, Ashley Young che gioca per noi. Ha giocato nel Barcellona, il Barcellona più forte degli ultimi 100 anni, dal 1899 ad oggi. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Solo due gol se assist per quel poco che ha giocato Sanchez e non c'è niente da dire è il giocatore più forte dell'inter lo voglio vedere con un Lukaku in super forma lo pretendo riscattato per l'anno prossimo e pretendo che sia da veicolante all'acquisto di altri giocatori di classe basta con questi prestiti dal Sassuolo dal Cagliari dalla Valtellina dal Varese, dal Pisa, non mi, interessa, non mi interessa. Basta con questi giocatori che vengono da squadre modeste. Immaginatevi, oggi avevamo Di Francesco contro, che due anni fa al Sassuolo sembrava il nuovo, il nuovo Domenghini, sembrava, e sembrava il nuovo Bruno Conti, per dire la verità, e adesso li vediamo. Di Francesco vale zero. Basta con questi italiani da mezza classifica come Chiesa, 90, 80, 70 milioni, che poi vengono all'Inter e valgono zero. Vogliamo giocatori come Ashley Young, che sta facendo la differenza, a 35 anni, che hanno giocato al Manchester United. Vogliamo giocatori che hanno giocato in squadre come il Barcellona, e benvenga Vidal. Vogliamo giocatori che già hanno giocato al Manchester, all'Arsenal, e benvenga al Manchester, Lukaku, benvenga e Sanchez per il resto partita abbastanza tranquilla a parte quel piccolo screzzo del rigore che si poteva anche dare ma è giusto non darlo perché la palla era ingiocabile e per il resto la squadra si è comportata bene È riuscito a segnare Gagliardini, il giocatore più scarso della Serie A e è riuscito a segnare con un tiro di seconda Candreva, uno che di solito fa 18 tocchi prima di creare una giocata la maggior parte delle volte negativa e si è fatto qualche minuto Pirola, si è fatto qualche minuto quel pulcinella Di Esposito che a me non piace e per il resto ragazzi, 6 punti dalla Juve, 6 punti dalla squadra da battere, 6 punti dalla squadra più forte d'Italia e tra le più forti d'Europa, 71 punti e Secondo me, se Conte ci riesce a portare oltre 80 punti, ha fatto il suo dovere, il suo ce l'ha messo, il suo eh, è stato espletato. Per il resto, ragazzi, la squadra, ripeto, non era una squadra che poteva ambire a vincere lo scudetto e quasi quasi riusciamo ad arrivare in fondo, quindi non c'è altro da aggiungere. Grazie a tutti, grazie a Sanchez di aver dimostrato attaccamento, voglia, spirito di abnegazione per la nostra maglia. Perché di solito i giocatori con questa classe non hanno questo spirito di sacrificio, questa voglia, questa garra, hm? termine tanto abusato. E niente, andiamo avanti, speriamo non ci siano incidenti di percorso tipo infortuni, anche perché ad agosto c'è una Europa League da vincere e lo ripeterò alla nausa, avanti con Sanchez, il top player, l'unico top player di questa Inter. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Menos se da la beta.